Inter Marathon 32esima edizione. Fra i piloti iscritti alla gara, un pilota che di neve e ghiaccio se ne intende, Miki Viasion, al volante di questo Alfa Romeo 1750 del 1968. Ma è andata molto bene, è stata una gara effettivamente molto impegnativa, tantissimi passi alpini, il Fordoi, il Falzargo e il Sella, e quindi veramente tanta guida di notte come ai bei tempi quando vincevo il rally di Monte Carlo. Devo dire che come pilota mi sono sempre allenato sulla neve, quindi i percorsi nevati sono sempre stati i miei preferiti, e quando ho l'opportunità di guidare sulla neve indubbiamente godo come sempre. Ecco, ma la gara sulla neve che ricordi con maggiore emozione cos'è? Il rally di Monte Carlo? Sì, ricordo un'edizione dell'87 che ho anche vinto, dove c'è stato un Monte Carlo innevatissimo dall'inizio alla fine, abbastanza difficile perché tante volte nelle montagne a sud della Francia non c'era neve, invece quell'anno ha fatto metri e metri di neve ed è stata una gara fantastica. Com'è guidare questa Alfa Romeo 1750? Ma la vettura è una trazione posteriore e col motore anteriore, quindi non ha moltissima trazione, ma è stata un'opportunità in più per guidare in derapata, che è una delle cose più belle che può fare un uomo da vestito.